Giuseppe Calboni, detto Geppino, è stato un attore italiano nato a Napoli il 3 gennaio 1925 e morto nella stessa città il 25 ottobre 1981. Gara ad invitarci. Andrea, i miei due soliti. Quali soliti? I soliti di sempre. No. Beh. Come sta? Io, Calboni, ti posso presentare la contessa Serbelloni Mazzanti. Signora contessa, veramente un buon... Annatrelli iniziò la sua carriera teatrale nel 1945, esordendo con la compagnia di Edoardo De Filippo. In seguito lavorò anche con altri grandi attori napoletani, come Totò e Peppino De Filippo. Il suo debutto cinematografico risale al 1951, nel film Il padrone di Mario Mattoli. Mamma mia, che puzza! Buccettone, ma perché non vai in toilette invece di appestarci con questi tuoi menti? Negli anni successivi, Annatrelli ha recitato in numerosi film, sia comici che drammatici. Il ruolo che lo ha reso famoso è quello del geometra Luciano Calboni nella saga cinematografica di Fantozzi. Calboni è un personaggio arrogante, prepotente e opportunista che si diverte a umiliare e tormentare il ragionier Fantozzi. Sabato sera a casa mia. Tutti! È un bel direttore! Annatrelli ha interpretato Calboni nei primi tre film della saga, ovvero Fantozzi, 1975, Il secondo tragico Fantozzi, 1976, e Fantozzi contro tutti, 1977. Dopo la morte di Annatrelli, nel 1981, il ruolo di Calboni è stato affidato a Riccardo Garrone. Calboni, Colzi e Filini optarono per la scuola di Roccia. Annatrelli è stato un attore versatile e talentuoso che ha saputo interpretare ruoli comici e drammatici con grande intensità. Il suo personaggio di Calboni è diventato un'icona della cultura pop italiana e continua ad essere apprezzato da generazioni di spettatori. Beviamo un calice alla salute del vincitore. Ecco alcuni dettagli sulla storia di Giuseppe Calboni, infanzia e adolescenza. Giuseppe Annatrelli nacque a Napoli nel 1925, in una famiglia di modesta condizione. Il padre era un operaio e la madre una casalinga. Annatrelli frequentò le scuole elementari e medie a Napoli e all'età di 14 anni iniziò a lavorare come garzone in un negozio di abbigliamento. C'era poco da stare tranquilli, perché Filini era un dormitore da competizione. Ancora più da temere era il geometra Calboni, per una sua turba dal nome scientifico. Inizio della carriera artistica. Lisputrens. Nel 1945 Annatrelli debuttò come attore teatrale, entrando nella compagnia di Edoardo De Filippo. Con De Filippo Annatrelli recitò in numerosi spettacoli, tra cui Questi fantasmi, 1946, Natale in casa Cupiello, 1951. Sì, i primi. Voleva dire che erano i primi clienti da tre mesi a quella parte. Arriva gente! Carriera cinematografica. Il debutto cinematografico di Annatrelli risale al 1951 nel film Il padrone di Mario Mattoli. Negli anni successivi Annatrelli ha recitato in numerosi film, sia comici che drammatici. Tra i suoi film più famosi ricordiamo I soliti ignoti, 1958, Il sorpasso, 1962, Il buono, il brutto, il cattivo, 1966, e Il conformista, 1970. Scusi, l'albergo sarà riscaldato? Ma quale albergo? Io qui conosco tutti, faranno a gara ad invitarci. Calboni sparava male. Come è morto Annatrelli? Morì improvvisamente a Napoli il 25 ottobre 1981, all'età di 56 anni. La sua morte fu causata da un attacco cardiaco. Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. Ah, c'è pure qualche grande nome. No, non li conosco. Eredità. Il personaggio di Giuseppe Calboni è diventato un'icona della cultura pop italiana. Il suo modo di fare arrogante e prepotente è stato imitato da numerosi comici. E il suo personaggio è stato oggetto di numerose parodie. Brunella Ballor. Ma che dite? Che ci portiamo? I cibicotti da casa.
Ci porti tre scotches, grazie. Cos'è che beviamo, Calboni? Tre scotches. Beh, io intanto mi butto, eh. Scotches. Sì? Signora 10, potrebbe concedermi un appuntamento, diciamo, al centro della pista fra, diciamo, 5 secondi? Ok. A presto.